Ok, allora ho deciso di provare a fare il filo ai coltelli e questo mi permette di farvi anche l'unboxing di questa mola da banco della Parkside. Come sapete io sono un estimatore degli attrezzi della Parkside, anche se ultimamente non ho azzeccato gli attrezzi proprio giusti. E quindi adesso questa è una mola sostanzialmente che va sia a secco che ad acqua. Vediamo se si vede da tutte e due. Sì, c'ha una mola praticamente ad acqua che è questa qui grande, che è fatta apposta per fare il filo ai coltelli. L'altra invece è una mola un po' più grossa, più grezza, e quella serve diciamo per rigirare legno, metallo, eccetera. Quindi vado ad aprire e vediamo come si tira. Tra l'altro ho il mio attrezzo multiuso. Ok, perfetto. Allora, vabbè, ho il libretto di spazio. Ok, allora prendiamo questo questa è la mola e vediamo se funziona. E poi allestisco per iniziare i lavori. Ok, allora ho collegato la corrente elettrica, ho portato fuori la prolunga e mi sono preparato qui i primi due attrezzi ai quali vorrei fare il filo, che sono l'accetta e il macete che mi sono preso per quando vado nel bosco, che se non si ha un attrezzo del genere non si riesce ad entrare. Ok, allora adesso qui dice di riempire il contenitore fino a questo livello qui di acqua. Fino a quel livello lì mi sembra molto alto. Sopra addirittura. Ah no, qua è. Ah, ok. Infatti dicevo. Ah, non ho capito. Tappino si chiude qua, perfetto. Ok, mo c'è già. Ok,
Ok, ci siamo. Allora, adesso, siccome questa, diciamo, è quella che ha un po' più di problemi, intanto vediamo se si accende. Diavol! Ok, e vediamo un po'. Ok, allora questa bene o male l'ho affilata un pochino di più, mi sa che devo prenderci la mano con questo attrezzo perché pensavo fosse più facile. Allora, questo qua, questo deve acqua. Allora, qui direi che questo mo vado a provare, sì, direi che taglia un po' più di più. Ok. Adesso passiamo al macete, quello che mi interessa di più perché è quello che deve tagliare bene bene bene. Direi che ci siamo. Vediamo un po'. Thank you.
direi che non è venuto male. Questo direi che ci siamo. Allora vado a prendere lo Scottex per pulire un po' e poi passo ai coltelli da cucina. Ok, allora adesso passiamo a questo coltello qui, che è quello che usiamo di più in cucina, e vediamo cosa riesco a combinare. Mo lo provo, ma non funziona proprio bene. Mo riprovo, vediamo. L'acqua. Ok, allora alla fine sono riuscito ad affidarlo un po' meglio e diciamo che questo adesso è la scorza. Veramente dura e secca, e diciamo che riesco a tagliarla con fatica, però col coltello che ho affilato da fabbrica, questo mio attrezzo, non riesco a tagliarla proprio, quindi direi che posso ritenermi abbastanza soddisfatto del risultato. Ho da intratichirmi sicuramente ancora un po' di più, ma direi che funziona. Adesso vado a prendere un altro po' di coltelli e poi siamo a posto. Direi che per il momento è tutto. E questo devo dire che questa mola funziona egregiamente, questa mola d'acqua. È la prima volta che la uso, prima volta che la vedo, ma devo dire top. Ok, allora per il momento è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.